Inolfi. Vediamolo insieme. Sono Francesca Carradini, una giornalista di La Sette. Volevo sapere se per caso era possibile fare due domande. Solo per capire cosa ne pensate di tutta la faccenda. La persona che vedete sulla porta e che non vuole rispondere alle nostre domande è un familiare di Franco Cavallo, uno tra i quattro arrestati per l'inchiesta sulle grandi opere. Esponente di Comunione e Liberazione, non aveva incarichi ufficiali all'interno del Ministero delle Infrastrutture, ma il suo nome è uno tra i più intercettati della Procura, come ci racconta Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano. Frank Cavallo è un personaggio di questo strano mondo che si agita negli interstizi del potere. Una volta si diceva faccendieri, personaggi che manovrano relazioni e potere. Frank Cavallo quindi è un uomo di potere, molto forte dentro Comunione e Liberazione. Dalle intercettazioni emerge la sua vicinanza all'ex ministro Maurizio Lupi. Allora l'uomo di Lupi, Cavallo, lo hai conosciuto tu, Cavallo? L'uomo Cavallo. Sì, lui è amico del figlio. E beh, con Cavallo è stato consigliere lì quando io ero in metropolitana milanese. Bah, un personaggio, bisogna prenderlo con le pinze. Io mi aveva praticamente stressato per l'amico che tu c'hai lì come direttore dei lavori, un ingegnere lì. Non quello lì, mi aveva stressato a me, mi parlava tutti i giorni di questo Perotti che aveva lì una cosa in sospeso con Metropolitana Milanese che ho dovuto liquidargli. Ma cosa lega Frank Cavallo all'ex ministro Maurizio Lupi? Comunione e Liberazione. Lupi, dopo Formigoni, era, diciamo, il cavallo su cui Comunione e Liberazione puntava per avere una presenza dentro la politica. Frank Cavallo è ufficiale di collegamento tra poteri che tengono i contatti e che magari fanno i lavori sporchi. A suscitare scalpore l'orologio Rolex da 10.000 euro che Cavallo ha fatto recapitare per conto dell'imprenditore Stefano Perotti a Luca Lupi, figlio dell'ex ministro, come regalo di laurea. Oppure i vestiti su misura commissionati e pagati da Cavallo e regalati non solo all'ex ministro ma anche a tutto il suo staff. O ancora il biglietto aereo per far volare da Milano a Bari Emanuela Dalmiglio, moglie di Maurizio Lupi. Il fatto che Lupi firmi un codice che impedisce ai dipendenti del suo ministero di ricevere regali di valore superiore a 150 euro e poi non si accorga che suo figlio abbia ricevuto in regalo un orologio che di euro credo ne valga 10.000, beh, insomma, diciamo che, o che sua moglie abbia avuto un viaggio pagato da gli abiti sartoriali, queste cose. C'è un sistema di relazioni che privilegia i nostri, loro dicono, cioè quelli di Comune Liberazione, no, a sentirli alcune intercettazioni, no, dicono: ah, ma quello è dei nostri, no, il lavoro lo facciamo, lo diamo ai nostri, no, ecco. Quindi l'appartenenza come forza per poter avere qualche beneficio. Questa storia che CL sia uno dei grandi poteri italiani è ridicola. Lui è Luigi Amicone, direttore del settimanale Tempi. Io faccio il giornalista, non è che sono un uccellino. Non mi vergogno di quello che sono, assolutamente. Negli anni 90 ha lavorato con Lupi nella redazione del settimanale cattolico Il Sabato e poi anche con Frank Cavallo. È stato amministratore di Tempi fino al 2008, una persona che ha fatto l'imprenditore, ha molte capacità di relazioni. Dall'apertura dell'inchiesta a grandi opere, la sua posizione nei confronti di Lupi è sempre stata una: innocente. Certo che è innocente, ma voi pensate che veramente il ministro Lupi non aveva i soldi per pagare il biglietto a sua moglie da Roma a Bari? Questi 25 miliardi, il ministro non indagato, Non si è riscontrato nulla, ma neanche negli altri. Negli altri si dice addirittura che non hanno preso tangenti. Un tempo c'erano le tangenti sotto forma di valigetta che chi aveva un lavoro dava ai partiti. Adesso non occorrono neanche più, ci sono le consulenze.
consulenze come quelle che sono state fatturate dalle società di Cavallo dal 2013 ad oggi, riepilogate in un'unica intercettazione contenuta sempre negli atti dell'inchiesta. Partiamo da dicembre 2013, quando Cavallo incassa 7 fatture per un importo totale di 140.000 euro dalla società La Cascina, altri 10.000 euro tra dicembre e gennaio 2014 dalla società Ingegneria SPM, che fa capo all'imprenditore Stefano Perotti, che gli rinnova anche un contratto dal valore di 70.000 euro l'anno per 4 anni. Esercizi Aeroportuali SPA non bada a spese, 13.333 euro nel mese di dicembre 2013, 6.666,50 centesimi a gennaio 2014, 6.666 incassati ogni mese per tutto il resto dell'anno. Quando siamo andati a chiedere spiegazioni ai familiari di Cavallo, ci hanno detto di non volerci dire nulla. Facciamo un tentativo con un altro indagato, Giovanni Licalzi, anche lui di CL e coinvolto nell'inchiesta per l'appalto dell'alta velocità. Ma quando suoniamo il campanello... Io dico il figlio, la moglie... Ma sono partiti in pieno scandalo, tangenti, cioè... Il venerdì al mare. Io non fa il weekend. Sì, io non sono indagata, esatto, per tangenti, però...